Recentemente Papa Francesco ha dichiarato: se non lavori non mangi, la disoccupazione è un grave danno sociale, aggiungendo però che il lavoro è sacro, ma le famiglie non possono restare ostaggio del profitto. Lei, da lavoratrice o ex lavoratrice, se in pensione, si sente ostaggio o si è sentita ostaggio del suo lavoro? No, assolutamente, perché a me il mio lavoro mi piaceva e l'ho fatto volentieri, solo che ero stanca, perciò vadano avanti i giovani a lavorare. Pensa di aver fatto delle rinunce per poter svolgere il suo lavoro? Oh sì, certamente, alle vacanze, a mia nipotina, a mia figlia, però l'ho fatto volentieri. Quindi non si è pentita di averle fatte? Oh, assolutamente no. Secondo lei oggi quali tipo di rinunce bisognerebbe fare di più per poter lavorare? Già rinunciando a tante cose, scusa, cos'è che dobbiamo rinunciare? Boh, andare meno nei ristoranti forse, perché c'è sempre tanta gente che dicono che non hanno soldi, però i ristoranti sono sempre pieni. Abbastanza. Abbastanza, come mai? Sì, perché si è legati comunque agli orari, a tante cose, cioè tutto ruota attorno al lavoro. Cioè, in base al lavoro poi uno organizza le altre cose. Pensa di aver fatto troppe rinunce per lavorare nella sua vita in generale? Qualcuno sì. E si è pentita di questo? Pentita, è stata una cosa per forza, pentito no, si doveva fare. Quindi lei dice comunque il lavoro prevale sempre su tutto ed è giusto che sia così? Il punto è che bisogna lavorare. Come dice il Papa, per mangiare bisogna lavorare. Esatto. Secondo lei, i ragazzi di oggi, quali rinunce dovrebbero fare che non fanno per poter lavorare di più? Ma secondo me in certi casi dovrebbero essere anche i genitori a responsabilizzarli di più. Quindi la responsabilità è anche dei genitori, in quale modo dovrebbero responsabilizzarli? Nel senso che magari dovrebbero incentivarli di più, nel senso che invece di dire sì ti compro io questo, di dire magari ti guadagni soldi, anche magari trovare un lavoro se non fisso, magari anche stagionale, o però insomma incentivarli in questo modo, non fare da sponsor, diciamo così, tra virgolette, ai ragazzi. No, non esattamente, perché io ho una mia personale interpretazione del lavoro e non mi sentivo ostaggio, anzi, diciamo che in un certo modo mi sentivo riconoscente verso il lavoro che mi dava, che mi offriva la possibilità, anche se è inutile nasconderlo, tante volte non è che ti senti ostaggio, però logicamente lavorando, ma questo penso a tutti i livelli, ci sono dei momenti in cui ti fanno scappare la pazienza e niente. Mi ha incuriosito una cosa, ho una personale interpretazione del lavoro, cosa significa? No, nel senso che niente di particolare, una personale interpretazione vuol dire che io il lavoro l'ho sempre interpretato in una certa maniera, cioè sì, ho avuto delle ambizioni da giovane, ma poi mi sono adattato a quello che ho trovato e non faccio fatica a nasconderlo, ero un dipendente delle ferrovie di Trenitalia, ho lavorato per 40 anni quasi. Pensa di aver fatto delle rinunce di cui si è pentito per poter lavorare? Ma quando si fanno delle scelte poi è inutile andare a cercare se si è sbagliato o se si è fatto giusto. Ogni tanto capita che ci si domanda, però è inutile, si accettano e basta.